Ben ritrovati, buongiorno, buongiorno Fitness, la nostra trasmissione anche oggi con voi per darvi dei consigli su come tenervi in forma e anche su una corretta alimentazione. Iniziamo la puntata dalla palestra Le Lune Fitness di Silvi. Indosso la mascherina perché in palestra è obbligatorio. Antonio, vogliamo ricordare le regole di sicurezza? Vediamo Marzia senza mascherina e sì, tu invece la indossi. Io la devo indossare. Perché invece Marzia, mentre fa l'esercizio, può toglierla per migliorare la respirazione, però una volta finito l'esercizio sarebbe meglio poi rindossare la mascherina anche da parte dell'atleta. E ricordiamo che tutti gli attrezzi sono sanificati. Sì, sono igienizzati, sono tutti sanificati, anche le panche, l'uso dell'asciugamano è obbligatorio. Quindi si lavora in sicurezza e c'è una distanza che intercorre minima di 2 metri tra un atleta e un altro. Perfetto, questo è bene ricordarlo sempre. Allora, ieri con Antonio e Marzia abbiamo lavorato sulle gambe glutei. E glutei, e oggi invece? Lavoriamo sui pettorali alti di una. In questo caso sarebbe meglio, trattandosi di una donna, inizia l'esercizio, si chiamano distensioni su panca inclinata. Io tengo un'inclinazione a 30 gradi per non coinvolgere troppo le spalle, potrebbe fare male. E sì, è sempre preferibile allenare la parte alta del seno perché è quella più dove il muscolo si sviluppa più facilmente, mentre sotto abbiamo più ghiandole, presenza di ghiandole e grasso, quindi sarebbe inutile. Invece questo esercizio, allenando la parte alta del pettorale, tira su a lungo andare, praticandolo spesso, potrebbe portare ad alzare anche l'intersezione del seno, quindi ad alzare il seno. Ed ora continuiamo a lavorare sui pettorali con un esercizio che può essere anche svolto a casa. Sì, possiamo vedere delle flessioni in braccia. In questo caso le ho fatte facilitate, le faccio eseguire, cioè nel senso che siamo su un piano obliquo e questo è più semplice, però potremmo eseguirli anche a terra aumentando la difficoltà. Però non tutte le donne hanno la capacità e la tecnica di effettuare, utilizzando il proprio peso corporeo, questo esercizio. Questa è una versione semplificata, ci si può appoggiare su una panca, un divano, qualunque oggetto che sia a casa, che sia adatto allo scopo. Somiglia un po' all'allenamento militare, alle famose flessioni, vero? Sì, sono le flessioni, quindi sono le flessioni. Poi a seconda dell'inclinazione possiamo interessare il pettorale basso, medio o alto. Quante serie? Questo possiamo fare a casa, pure questo esercizio, 4 serie da 10 ripetizioni. Se si ha più resistenza, essendo un carico naturale, si può andare anche oltre. Ma già è un bel target per i pettorali. Quanto può aumentare il volume del seno con gli esercizi? Non può aumentare, non è tanto questione di aumento e di sollevamento. Cioè riempire il pettorale alto significa tirare sulla pelle, che è il nostro abito. Quindi tirare sulla pelle significa alzare tutto ciò che è collegato alla pelle, seno, glutei, addome, viene tutto su, avere delle belle spalle toniche, una bella postura, un pettorale alto e tira su tutto, potrebbe tirare su tutto. Una grande opportunità per le donne ma anche per gli uomini. Sì, per tutti, chi è che non desidera i pettorali vigorosi? Allora io mi avvicino a Marzia e ad Antonio, vi ringrazio per questa interessante lezione, vi ritroveremo tra qualche giorno a Buongiorno Fitness, noi dalla palestra Le Lune ci salutiamo, ma naturalmente torneremo qui domani e adesso andiamo dalla nostra dietista Marina Manieri per parlare di come mangiare sano e mangiare cose buone. A tra poco. Ed eccoci magicamente trasformati e trasferiti sulla spiaggia, quella del Mar del Plata di Silvi Marina, per parlare con la dottoressa Marina Manieri. Eccola che ci aspetta in riva al mare per parlare di un tema
Interessante e anche un po' pruriginoso per l'estate, lo facciamo sorseggiando un cocktail. Buongiorno Marina. Buongiorno Mila, ben rivista. C'è un po' di foschia questa mattina, ma l'aria è deliziosa. Sì. Allora, oggi ci occupiamo di fisici da spiaggia. La nostra dietista ci spiega qual è esattamente un fisico da spiaggia. Vabbè, fisico da spiaggia si può intendere una persona che magari cura molto il suo corpo, quindi attraverso un'alimentazione sana e la pratica costante di attività fisica, diciamo nel senso generale del termine. Anche se forse sarebbe opportuno dire che tutti i fisici sono fisici da spiaggia, nel senso che ognuno avrebbe il diritto e forse anche il dovere morale di esporsi nella sua unica bellezza, ecco. I modelli che ci propongono gli organi di informazione, internet, eccetera, quanto influenzano le scelte alimentari? Purtroppo un bel po'. Perché vabbè, sappiamo che ci sono diverse persone, dalle più giovani anche alle più grandi, che purtroppo si fanno influenzare dai modelli proposti dalla società. C'è da dire che ultimamente è in atto un cambiamento negli ultimi circa 5 anni, in cui si cerca di dare più importanza ad altre cose rispetto che a un modello fisico giusto. Poi ovviamente purtroppo si cade negli eccessi da ambo i lati, mentre prima, parlo di 20-10 anni fa, era proposto un modello di magrezza estrema, ad oggi invece vediamo comunque con l'avvento delle modelle cosiddette curvy anche dei modelli di obesità proposti come sani. Però purtroppo non è proprio così, nel senso che né un eccesso né l'altro possono essere, diciamo, il modello di riferimento dei giovani, perché alla fine sono loro che sono più influenzati. Quindi mangiate il giusto. Esatto. È bene accettare il proprio corpo, esatto, e amarlo. Però cerchiamo di non rifarci a modelli troppo estremi né in un senso né in un altro, perché questo porta comunque a un errore. Oggi salutiamo la dottoressa Marina Manieri con un po' di anticipo. Ti ringraziamo Marina, perché inauguriamo una nuova rubrica del mercoledì sulla moda, le tendenze estive. Diamo subito la linea alla nostra nuova partner di questa rubrica. E come vi abbiamo promesso, iniziamo oggi una rubrica nuova all'interno di Buongiorno Fitness che ci parlerà della moda dell'estate, delle tendenze. Curiamo questa rubrica dal negozio Laura Store delle Dune Fitness insieme a Laura Guidotti, che è la titolare. Buongiorno Laura. Ciao Mila. Laura ci guiderà per tutta l'estate attraverso la moda di questo 2021 un po' particolare, perché è un anno di risveglio, una stagione di rinascita in cui c'è tanta voglia anche di vestirsi, assolutamente di uscire, sì, anche di colori, vero Laura? Assolutamente sì. Infatti abbiamo selezionato 3 tendenze per l'estate. Partiamo dalla moda positano, che non ci abbandona mai d'estate, dove vediamo il protagonista il bianco, con i tessuti freschissimi come il cotone, il lino. E adesso Petra ci mostra qualcosa di più elegante. Sì. Eccola qui. Eccola. Questo è un abito in 100% seta, con queste balze piatte, dei bellissimi ricami, che va a slanciare la figura, e anche questo è un abito molto versatile, quindi possiamo sempre abbinare diversi accessori e portarlo veramente dalla mattina alla sera. Quali accessori ha scelto Petra, o avete scelto per Petra? Vediamo. Abbiamo scelto la classica espadrillas con la zeppa e questa pochette portabile anche a mano, quindi senza tracollina, tutta impreziosita da perline e nappine, sempre per rimanere nello stile hippie chic, comunque molto di tendenza quest'estate. E continua la nostra sfilata con un altro abito, vieni Petra, Laura. Allora, questa è un'altra tendenza di quest'anno, ovvero il coordinato fantasia, top e pantaloncino, e diciamo entriamo un po' in atmosfera Marrakesh. E infatti, come vediamo, le nostre proposte sono diverse, come colori e fantasie. E questa è un'altra soluzione per essere sempre fresche, comode ed eleganti dalla mattina alla sera.
e in chiusura un look un po' più audace con Petra e con l'illustrazione di Laura. Vieni Petra, eccola qui. Eccolo, e vediamo questo, sempre un coordinato che sono il must di quest'estate, in animalier, un'altra tendenza, con, ecco, vediamo anche questo ricamo laterale del pantalone, insomma, chicchissimo e anche molto particolare. Grazie, noi ringraziamo Petra, ringraziamo Laura Guidotti e vi salutiamo da Laura Store. La prossima rubrica sulla moda da qui andrà in onda mercoledì prossimo. Allora noi ci salutiamo perché la puntata di oggi di Buongiorno Fitness termina qui. Grazie ad Alberto Capo per le riprese, grazie a tutti coloro che hanno collaborato e naturalmente grazie a voi che ci avete seguito da casa. Vi aspettiamo domani, solito orario, su Rete 8. Ciao!